E la cosa incredibile è che sei a 5 minuti da Piazza del Duomo. Ripeto, sarebbe già assurdo se fosse nel mio quartiere in via Scanini, voglio dire. Però magari chiediamo alle forze dove se riusciamo anche a contare in una delle. Ho visto che c'è anche il bike sharing. Sto pazzo qui è la. Si può entrare perché la tolta non entra. Sì, Abbiamo visto tanto. La partenza è il campione di Russia. Mamma mia. Questa volta che sono venuto qua l'ho fatto uscire. Ragazzi, occhio che avete la schifezza dietro, eh. Vedi, là è tutto. Abitazione. Residenziale. Ci rimaniamo solo sul viale. Un convenzionato, vedi, anche lì. E la cosa surreale è che c'è la guerra tra gli occupanti abusivi qua e gli occupanti abusivi del centro sociale di fianco. E questi sono andati a prendere a bastonate quelli del centro sociale perché occupano abusivamente un pezzo della loro occupazione abusiva. Siamo veramente a. Guarda qua. Con tutto. Quindi noi riusciamo a entrare nella prima? Noi riusciamo a entrare nella prima? Magari non tutti. No, il posto non è pericolante. Mi sembra che sia significativamente desolante. A Roma c'è il problema Cinghiali, a Milano c'è il problema Popazzi. Ok, andiamo, non stanno per lì. Occhio ai cocci, eh. Ci facciamo male, vieni di qua. Occhio ai cocci, ragazzi. Vai. Dopo, grazie. Prego, signora, è un dovere. Grazie. Voi abitate qua in zona? Sì, qui di fronte. Qui di fronte, quindi lei li vede tutti sì, che vanno e sì. Vengono. È il bello della diretta. Non ti ricordo che non sono fatto. Poi magari se i giornalisti al di là di noi sentono qualche residente che ci vive tutti i giorni, magari fanno una cosa. Una signora, io abito dietro sabato mattina. Prego, aspetti signora, sta parlando la signora. Di sabato, scusi, alle 10 di sera, abita qui di fronte praticamente, è stata aggredita, non per essere derubata, ma con intenzioni di altro genere. 10 di sera. E anche lei signora, dove era l'altra signora? Signor Salvini, io abito proprio di fronte al Matao. E quindi ho le finestre, vedo tutto, sento tutto, di fronte al Matao sono sì. Io ho paura, non esco mai, i miei figli non escono.
perché aggrediscono, rubano, scippano, fanno di tutto, signor Salvini, di soldi. Poi c'è anche il deposito ATM, c'è la ATM, scippano mentre scendono dalle filovie. Mentre scendono dalle filovie, io ho sentito delle ragazze urlare. Tutti i giorni. Ma perché lì c'è anche il cambio, la fermata che c'è qua di fronte. In più hanno aperto un cancello nella via Lombroso, che scendono dalla 66, si nascondono dietro il cancello, scippano e scappano dentro qua. È una situazione pesantissima, veramente pesante. Almeno proviamo a segnalare e a riprogettare. Non deve succedere, non possiamo trovare. No, la bocchetta magica non esiste. Però bisogna iniziare a. Bisogna riportare la legalità. Come stanno facendo in altre zone di Milano? Vedi che profumo di menta che c'è. Magari evitiamo di entrare tutti perché altrimenti siamo in troppi. Paolo, vieni, vieni. Abbiamo il primo gruppo, almeno Paolo, perché entra in municipio. Fino a quanto tempo fa c'era l'albero? Fino a quello che siamo venuti quando hanno lasciato. Qua è una roba, ma che senti, guarda, ma che roba? Sì, sì, ma qua la pulizia sarà. Ma che roba? Sì, sì, ma c'è piede. Eccolo lì, ma che roba? Anna lì. Che quello da me per me stringe il cuore. A me sì, c'è una roba che fa schifo il topo qua. Quindi qua c'è qualcuno del commissariato di zona? Sì, di sicuro sì. C'è il commissariato di zona? È qua, è qua. Ma è per capire, quella è tutta residenza sostanzialmente, dove ci sono quelle lenzuola, cioè residenza... Ah, qua è proprio il modello... Ma fino a quanto tempo fa c'è? Fatto proprio i divisori anche per la praticabilità, diciamo, sì, non conviene andare sopra, anche per la praticabilità delle scale. Sopra è popolato? Ma se sale solo lui col fotografo? Due o tre persone. Dai, Luca, il fotografo, ma tre. Un problema di praticabilità, quindi di agibilità. Non tutti, però no, saliamo. No, Luca, il fotografo, no, okay, il fotografo no. Siamoci al primo. Grazie. Non troppo. Salite di qua? Di qua? Sì. Vai strada, non stai di colore. Occhio. Lo spazio, ma penso che anche per voi entrare qua sia complicato. No.
Aspetta che viene anche Bernardo, scusi. Scusi. Vieni Cristian, vieni Pietro. Vieni Pietro. Scusate. Cose pazzesche, non siamo. Siamo in cima. Che arrivano, vedi? Dimmi. Dimmi. La differenza di chiusura. Sì. Ma che roba. 100.000 metri quadri, insomma. Vuoi venire qua? Per me? Guarda, che roba. Poi questi comunque, c'erano gli autisti ATM, questi poi stanno qua, pigliano l'autobus, okay. E il grifazzo lo saluto. Diventa una misura più che alternativa. Guarda che però, condizionatore, io non lo farei. Ho messo l'impianto, così è abbastanza recente, così la vedo, rispetto a fare quindi anche ambienti climatizzati. Va bene, va bene. Questa parte che sta facendo a me è un po'.
Sì, a Toschetti, ha voluto avanzare.